Parliamo di commercio, uno naturalmente dei cuori battenti del nostro territorio è il centro commerciale Gli Orsi. È tempo di bilanci, cerchiamo di capire insomma come si è chiuso il 2021 e soprattutto quali sono i progetti, le iniziative, gli stimoli futuri. Buongiorno, direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, l'anno 2021 ovviamente eravamo ancora sotto pandemia con alcune limitazioni. Comunque, ciò nonostante, abbiamo avuto un'ottima risposta da parte dei nostri concittadini e non, che stanno continuando a frequentare il nostro centro commerciale e la nostra idea è quella di piano piano riavvicinarti ai livelli pre-pandemia. In particolare, il traffico del 2021 ha evidenziato un più 16% rispetto all'anno precedente. Certo, ricordiamo ovviamente che nel 2020 era veramente insomma tutto un po' serrato e di fatto l'ultimo mese, addirittura quindi nel mese di gennaio 2022, una ripartenza a tutti gli effetti, insomma tanti i marchi, i trend, le persone fisiche che credono nel centro commerciale riaprono. Certo, anche perché noi abbiamo sempre avuto a cuore la salute e sicurezza dei nostri clienti, quindi abbiamo mantenuto la certificazione SGS degli ambienti comuni. Questo si è ripercosso con dei buoni risultati, un più 35% per il mese del periodo del natalizio e anche a gennaio abbiamo un più 32%, quindi quasi 400.000 persone sono venute a trovarci anche a gennaio, anche in merito dei nuovi brand che ci sono nel nostro centro. Allora, sono tantissimi i visitatori che frequentano il centro commerciale, lo sappiamo. Che cosa ci aspetta quindi per questo 2022? Allora, innanzitutto ai nostri telespettatori ricordiamo i brand che hanno aperto a fine dell'anno scorso, che sono Stelio e Now Ottica. Recentemente c'è anche Bottega Verde che si è ampliata e ristrutturata, che ha aperto il 12 di questo mese, e abbiamo anche una grossa novità che aprirà prima di fine mese, che è il brand Kebabhouse di Gianluca Vacchi, famosissimo youtuber e TikToker, che aprirà da noi. Benissimo. Allora, se si allenta, la presa, questi sono i segnali, fortunatamente siamo in zona gialla, non mancano e credo non mancheranno nemmeno gli eventi al centro commerciale che sappiamo sono sempre partecipati. Ovviamente noi stiamo aspettando quelle che ci potranno essere, tutte quelle eventuali future riaperture o maggiorazioni di quella che è la libertà negli eventi. Di sicuro stiamo studiando qualcosa per ritornare ai fasti del 2019 e degli anni precedenti. Allora, senta, noi le auguriamo davvero in bocca al lupo per quest'anno, nel farlo a lei lo facciamo a tutti i commercianti, gli operatori, sappiamo che sono migliaia che operano all'interno del centro, davvero in bocca al lupo, buon lavoro.